Alla fine abbiamo ricevuto più noi di quanto siamo riusciti a dare. E chi se l'aspettava quando hai a che fare col fango? Diciamoci la verità, tra me e te, viviamo in un'epoca strana. Il lavoro si trova a fatica, ma se cerchi, si trova. Sento che non c'è un domani, ma ogni mattina continuo a svegliarmi. C'è sì il cambiamento climatico, ma è lontano. Ma troppo spesso viviamo in un mondo apparente, che ci convinciamo sia quello vero. Poi, d'improvviso, cambia, perché tutto ci tocca. È veramente vergognoso. Io ho ancora la casa di ristrutturazione, devo ancora finirla di sistemare. Ho comprato tutto ora, finivo tutti i miei soldi per comprare. Nel profondo, nel mio intimo. E cazzo, è proprio qui. Campi Bisenzio, Vinci, Palazzolo sul Senio, Borgo San Lorenzo, Carmignano, Montemurlo, Seano, Quarrata, Pontedera, San Miniato, Livorno, Viareggio. E ti rendi conto che non è più così lontano, che delle persone hanno perso tutto. Quindi alzo il culo dalla sedia e parto. E sai che c'è? Che quando mi infilo gli scarponi mi rendo conto che la fatica più grande l'ho già fatta. Qual è la fatica? Ho preso una cazzo di decisione. Perché tanti parlano in TV, parlano a telefono, parlano al bar. Ma quando poi parli con le persone del luogo e ti dicono che nel 91, quando c'è stata un'altra piena, vedevano le uniformi sporche ed oggi no, allora ti girano le scatole. Senti parlare e parlare. Campi comincia a intravedere una precaria normalità, ma si sente addosso l'incubo della pioggia appena il cielo si copre. Sono arrivati i militari dell'esercito, una cinquantina, ai quali se ne aggiungeranno presto altri 40. Hanno dato una mano preziosa a trasportare il materiale alluvionato nelle discariche improvvisate. E ti affacci ad una città devastata. Io sono stato a Campi Bisenzio, centro di smistamento e, se ce l'hanno, una pala. Se no vai e capisci come aiutare. Persone camminano come te. Camminano con te. Via che si arriva in quel piccolo frammento di strada, passando tra i rifiuti che sono i resti della vita di qualcuno. C'è bisogno della mano? No, per ora no. Occhio. A me se mi liberano qui, vedi come si fa. Quella roba la non la posso buttare perché mi sono dove metto. Ma che accatastata, no? Perché? Non ti però questo, viene. No. Okay. La lavastrice, la tutti i tuoi riferi, e inizio a spostare il fango perché rientra in casa sempre. Dalla strada, con Chiara, Francesco, Matilde, i due Lorenzo e Nicolas, iniziamo a fare il nostro meglio con quello che troviamo. Poi mi guardo intorno. La situazione è tragica. Una pausa pranzo aggressiva. Pranzo fit. Pranzo fit. Mangiamo una quintalata di maionese. Sì. Eccoci. Ho scoperto la salsa burger, ragazzi. Ciao. Da sbotarla. Ma ciò che più c'è di bello è che in ogni casa ragazzi e ragazze come noi, ma che dico, vabbè, io sono ormai vecchio, dei ventenni stanno spalando
quello che non è solo fango. Lo sanno. E guardo chi li saluta e li ringrazia. Guardo loro, le loro fatiche e i loro sorrisi. Capisco che pensavano di farlo per saltare la scuola. La condivisione con degli sconosciuti, di un panino, qualche sorriso. In questa situazione post-apocalittica c'è nascosta speranza. Ed è una speranza che non sta nelle uniformi, ma nei ragazzi e nelle ragazze, in chi si rende conto che bisogna aprire gli occhi, non scappare, prendere una pala e iniziare a sudare. Pensavano di fare forca, ma nei loro occhi ora mi pare di vedere molto di più. Forse che tutti noi abbiamo fatto bene a stare zitti e invece di alzare la voce, abbiamo fatto bene ad alzare il culo da quella sedia stamattina, mettere un paio di stivali e di guanti per venire ad aiutare chi ha i ricordi di una vita sparsi per strada, dicendo che comunque, tranquillo, ci siamo noi a darti una mano.